Presentano 90 per 90, un minuto e mezzo verso i mondiali. Alle 20.30 su Tele Monte Carlo, la TV del 90. Bulova vi informa dell'ora esatta. Bulova, la macchina del tempo. È l'ora dell'informazione. Buonasera. Rinviati per ora i chiarimenti all'interno della maggioranza di governo italiana, il dibattito politico si è spostato a Parma, dove si chiude il convegno della Confindustria. Presente il capo dello Stato Francesco Cossiga, oggi hanno preso la parola i vertici del sistema politico industriale italiano. Il presidente del Consiglio Giulio Andreotti, dopo aver difeso l'operato del governo, si è detto moderatamente favorevole ad un piano di privatizzazioni, purché, ha aggiunto, da parte dei privati ci sia il rispetto degli accordi sottoscritti. Dal canto loro sia il presidente della Confindustria Pininfarina, sia Gianni Agnelli, che tutti gli altri big del capitalismo italiano, succedutisi sul palco di Parma, hanno ribadito che lo slogan per gli anni 90 dovrà essere più Stato e più mercato, intendendo così superare le polemiche sul dualismo tra pubblico e privato e creare le condizioni per una maggiore competitività dell'Italia sui mercati internazionali. Gli scioperi nei trasporti in Italia, riunione Fiume oggi a Roma per il rinnovo del contratto di lavoro dei 1.800 piloti all'Italia. In mancanza di un accordo restano confermati gli scioperi articolati indetti dall'APPL dal 2 al 30 aprile. Tra poco meno di un'ora intanto scatta l'astensione dal lavoro dei capistazione ferroviari aderenti ai COBAS. Lo sciopero si concluderà alle 21 di domani. Nelle prossime 24 ore, treni a singhiozzo e nuove incognite per i viaggiatori. Per la prima volta scendono in campo i capistazioni COBAS, il coordinamento di base nato recentemente sulla scia di quello dei macchinisti. Esclusi finora dalle trattative per il rinnovo del contratto, i berretti rossi chiedono di essere equiparati ai quadri aziendali con relativi aumenti in busta paga. Ma secondo le federazioni dei trasporti, la FISAFS, molto in questo senso si sarebbe già ottenuto sul tavolo contrattuale, di qui la condanna di questo sciopero che, si afferma in un comunicato, rischia di imbarbarire le relazioni con l'utenza. Difficile per il momento prevedere le conseguenze di questa nuova offensiva su 12.600 capistazioni, di cui 9.000 iscritti ai tre sindacati confederali e all'autonomo FISAFS. Non si sa ancora quanti aderiranno allo sciopero e quali saranno le stazioni più colpite dalla protesta. Secondo stime sindacali, per provocare il blackout totale basterà una percentuale di adesione del 50%. Alcuni treni a lungo percorso sono stati cancellati. Per ridurre i disagi, l'ente ferrovie ha predisposto un programma d'emergenza, servizi di autobus e militari del genio ferrovieri in sostituzione degli scioperanti. Caso Mondadori, una trattativa condotta da Mediobanca potrebbe risolvere nelle prossime ore il braccio di ferro tra gli imprenditori Carlo De Benedetti e Silvio Berlusconi per la conquista della casa editrice di Segrate. In questa prospettiva stamattina l'assemblea straordinaria della Mondadori è stata rinviata a martedì. I due contendenti si sono scambiati segnali di disponibilità. Che lo scontro sarà rinviato diventa chiaro quando alle 10 in punto Silvio Berlusconi si lancia su e giù per il tavolo della presidenza in consultazioni anche con gli avversari della CIR. Tre giorni di tregua per evitare che la CIR, con la maggioranza che detiene in assemblea straordinaria, imponga la sua proposta di aumento di capitale per riconquistare la supremazia sulla Mondadori. Meglio tentare la trattativa. E Berlusconi conferma che si lavora sull'ipotesi fatta da Mediobanca in veste di mediatore. Sì, noi abbiamo partecipato anche ieri a delle riunioni in quella sede. Dura la risposta della CIR. Non siamo stati informati di alcune trattative. C'è una vostra disponibilità? Non so di cosa stiamo parlando, per cui... Vabbè, finalmente siamo arrivati all'assemblea straordinaria, è 4 mesi che noi cerchiamo di arrivare a questo, ci siamo finalmente arrivati e non saranno 3 giorni che cambiano la situazione. Mediobanca, per la grande istituzione che è, sicuramente ha immaginato delle proposte che hanno degli elementi di interesse. Ecco, che prima che queste diventano proposte dovremmo aspettare che lo diventino. Ecco. Ma la conferma che Berlusconi non sia qui a inseguire un'impossibile intesa è giunta poco più tardi proprio dal suo diretto antagonista Carlo De Benedetti, impegnato a Parma nel convegno della Confindustria, e De Benedetti ha fatto esplicito riferimento alla proposta di Mediobanca.
Da mesi, dice De Benedetti, dichiariamo disponibilità all'ipotesi di Mediobanca. Ora anche Berlusconi è d'accordo per evitare una sconfitta in assemblea. Aggiunge De Benedetti, noi abbiamo riserve sugli aspetti finanziari dell'operazione. Li risolveremo quando ci siederemo a discutere. Tra qualche istante le altre notizie internazionali. In primo piano il duro monito rivolto da Gorbaciov al governo lituano e il panorama dei principali avvenimenti della settimana che sta per concludersi. Nella più antica distilleria degli Stati Uniti, quella di Jack Daniels, nel Tennessee, uomini come John e Billy hanno molto tempo libero. Infatti, per invecchiare, il Jack Daniels ha bisogno di tempi lunghissimi e non può essere altrimenti. A volte dare il massimo significa non fare assolutamente nulla, come John e Billy. Quite a move, Billy. I thought you'd like it. Jack Daniels, Tennessee Whiskey. Siamo in riserva. Non ti fermi? Più avanti. Lo conosci? No. Alla fine c'è un amico, anche se non lo conosci. Da fine, da amici. Oggi una serata in compagnia del grande cinema. Alle 20.30, Telly Savalas, James Mason e Robert Culp, protagonisti di un clamoroso colpo, Operazione Siegfried. Alle 22.20, Yul Brynner, Max von Sydow e Joanna Miles insieme per Gli avventurieri del pianeta Terra. Alle 24, un viaggio drammatico, un incubo infernale, Volo mortale. Vieni al cinema, è a casa tua, oggi dalle 20.30 in poi. Il leader sovietico Mikhail Gorbaciov ha lanciato un duro monito al governo e al Parlamento lituano invitandoli a rinunciare agli atti illegali e ad avviare un negoziato nel quadro della Costituzione sovietica. È stata un'altra giornata di tensione nella capitale lituana Vilnius. Truppe sovietiche hanno infatti occupato la principale tipografia della città dove si stampano i più importanti giornali della Lituania. Sgomberata anche la sede del Partito Comunista. Il leader del movimento indipendentista Landsbergis ha invitato la popolazione a mantenere la calma. In Inghilterra la polizia ha fermato due uomini d'affari britannici sospettati di aver esportato in Iraq materiale militare destinato alla marina di Baghdad. Intanto è stato espulso dal Regno Unito Omar Latif, il funzionario dell'Iraq Air, considerato il cervello del tentato contrabbando in Iraq di un carico di detonatori per ordigni nucleari. Il governo di Londra, rispondendo alle polemiche sulla troppo rapida partenza dell'iracheno, ha affermato che l'espulsione immediata è stata decisa per motivi di interesse nazionale ed opportunità politica. Sempre a Londra, gravi incidenti sono avvenuti oggi pomeriggio nel corso di una manifestazione contro la nuova tassa comunale introdotta dal premier Margaret Thatcher. 150.000 persone hanno dimostrato per le strade del centro fino alla centralissima Trafalgar Square. Negli scontri con la polizia almeno 30 persone sarebbero state arrestate, mentre è ancora imprecisato il numero dei feriti, si parla di almeno un centinaio. La contestata poll tax, che entrerà in vigore domani in Inghilterra, era già stata introdotta un anno fa in Scozia. Nuovi ostacoli in Sudafrica all'avvio di trattative tra governo e African National Congress. Il comitato esecutivo dell'ANC ha deciso di sospendere i colloqui in programma l'11 aprile a Città del Capo, in segno di protesta per i sanguinosi scontri di lunedì scorso in una township, nei pressi di Pretoria. È stato cancellato inoltre il comizio del vicepresidente dell'ANC Nelson Mandela con il leader Zulu Buthelezi, previsto per lunedì prossimo. Scopo della manifestazione era lanciare un appello congiunto per la fine della violenza fratricida che attanaglia la provincia sudafricana del Natal. E ora la consueta rassegna dei principali avvenimenti di questa settimana, curata da Paolo Argentini. Sabato la conferenza programmatica del Partito Socialista Italiano si avvia verso le conclusioni, si riapre il dialogo con i comunisti, dure critiche vengono rivolte alla sinistra DC e un avvertimento al governo sulla necessità di superare le tendenze al logoramento e alla crisi. A mezzanotte in tutta Europa scatta l'ora legale.
Domenica, primo voto libero dopo oltre 40 anni in Ungheria. Le elezioni per formare un Parlamento democratico assegnano la vittoria ai partiti di centrodestra. La maggioranza relativa va al Forum Democratico, legato all'Internazionale Democristiana. Seguono l'Alleanza dei Liberi Democratici e il Partito dei Piccoli Proprietari. Sconfitti gli ex comunisti, che rimangono al di sotto del 10% dei voti. Lunedì, un'ordinanza del prefetto di Roma blocca gli sfratti nei casi in cui l'inquilino sfrattato non ha la possibilità di trasferirsi in un'altra casa. La decisione provoca le immediate proteste dell'Associazione dei proprietari di case. Interviene anche il ministro dei lavori pubblici, Prandini, secondo il quale il provvedimento è illegittimo. Pararussi in azione contro gli indipendentisti lituani. Vengono occupate alcune sedi del Partito Comunista che aderisce al movimento di secessione dall'Unione Sovietica. Il presidente della Lituania, Landsbergis, lancia un appello al mondo. Vengono messi agli arresti 23 giovani che avevano disertato l'Armata Rossa per entrare nelle milizie indipendenti della Repubblica Lituana. Mercoledì, una giornata cruciale nelle lunghe battaglie per il controllo della Mondadori e della Enimont. Il vertice del colosso chimico passa nelle mani di Raul Gardini e la rottura con l'Eni, che in un comunicato accusa Gardini di aver violato i patti. Il Tribunale di Milano intanto sospende il patto di sindacato dell'AMEF, la finanziaria che controlla la Mondadori. Per la CIR di De Benedetti si riapre la possibilità di ribaltare i rapporti di forza con la Fininvest di Berlusconi in seno al grande gruppo editoriale italiano. Giovedì il Partito Comunista elegge i suoi nuovi organismi dirigenti. Nell'elezione della nuova segreteria fa la sua comparsa anche un gruppo di franchi tiratori, novità assoluta nel PC. Pochetto vede ridursi la maggioranza ottenuta al congresso di Bologna, ma i 7 componenti della segreteria sono suoi fedelissimi. Dalla nuova direzione escono Alessandro Natta e Pietro Ingrao. Venerdì il governo italiano passa al contrattacco per fermare quelle che ormai vengono definite le stragi del sabato sera, provocate da incidenti stradali all'uscita dalle discoteche. Palazzo Chigi vara un piano di prevenzione e introduce l'uso del palloncino per il controllo del tasso alcolico dei guidatori. Per il governo è anche il giorno del tanto atteso vertice di maggioranza, che dopo 6 ore di discussione rimanda la verifica interna a dopo il voto amministrativo del 6 maggio. È stato venduto a Lucca il biglietto vincente i 2 miliardi del primo premio della lotteria di Viareggio, il cui sorteggio è avvenuto oggi pomeriggio. Si tratta del biglietto serie AV numero 80908, abbinato al carro vincente la sfilata carnevalesca viareggina. Il secondo premio di 1,5 miliardi è andato al biglietto serie T numero 88710, venduto a Milano. 1 miliardo al biglietto terzo estratto, serie DC, numero 28204, venduto sempre a Milano. Vincono rispettivamente 250 milioni i biglietti serie AB numero 82527, venduto a Milano, serie CU numero 61009, venduto a Melegnano, serie C numero 47937, venduto a Roma, serie BA numero 51113, venduto a Forlì, serie D numero 06112, venduto a Tivoli, e serie BB numero 82244, venduto a Viareggio. Tra qualche istante torneremo con le notizie dello sport. A Basilea, la nazionale italiana di calcio ha superato la Svizzera sul suo terreno dopo 26 anni. Ne parliamo tra un attimo. Se i vostri tassi di interesse vi danno problemi di oscillazione, investite in certificati di deposito Mediocredito Imer, da 18 a 60 mesi, interesse a tasso fisso fino al 12,50%, senza commissioni aggiuntive, monetizzabili in ogni momento. Certificati di deposito Mediocredito Imer, interesse sicuro nel tempo, investimento felice. Mediocredito Imer, Bologna. Victory style is coming your way now. Tomorrow's look is here today now. It's your time to fly with a Vectra now. It's a Vectra now. Opal Vectra now. Look at Opal now. Look at Opal now.
domani sera in collegamento internazionale. Parlano i ragazzi di Needle Park, il supermarket della droga nel cuore di Zurigo. Si chiama Stealth, è l'aereo fantasma che costa più di 1.000 miliardi di lire e non serve a nulla. Cronaca di uno scandalo americano. Non è una rockstar, ma un avvocato di successo. Ha clienti e nemici di prestigio. Si batte con i suoi video contro il sistema giudiziario. La Grand Station, la più importante stazione ferroviaria di New York. Di notte diventa il rifugio di centinaia di senza tetto, figli disperati della nostra civiltà. Collegamento internazionale, domani alle 20.30. Superando 1-0 la Svizzera a Basilea, la nazionale italiana di calcio è tornata al successo che mancava da 4 mesi. Di De Agostini su punizione il gol partita nell'ultima amichevole ufficiale prima dei mondiali. Questa volta sul suolo svizzero l'Italia ha esportato, anziché i capitali economici, quel successo che va a spezzare un duplice digiuno. Da 23 anni gli azzurri non si imponevano nella Confederazione Elvetica e da 4 mesi il gol era una chimera. Il portiere algerino era stato l'ultimo ad essere trafitto. Il primo vagito tricolore di Schillaci è stato seguito con affetto dai molti connazionali di Basilea e lui ha risposto con generoso impegno. L'incontro è varo di sussulti. Donadoni su punizione scuote traversa e animi dei presenti. Poi è Zenga che sale al proscenio sull'intervento aereo di Koller. Ci prova anche Sutter, ma il tiro a lunga gittata è impreciso. La rete della liberazione sembra cosa fatta in apertura di ripresa. Su corner di Donadoni, Vierkud sale in quota, ma sulla linea Air si sostituisce a Brunner. Schillaci morde il freno, si invola di prepotenza sulla via del gol, però facilita l'intervento di Brunner. Il momento è propizio all'Italia. Carnevale, come il suo collega d'attacco, è volitivo anche nel confezionare assist. Vicini opera dei correttivi. Serena per Carnevale, Ferrara per Bergomi. L'abnegazione di Schillaci è da apprezzare. Su invito di De Agostini è tradito dal rimbalzo irregolare. Al 22esimo il siciliano si esprime con caparbietà, fendendo l'aria con la sua corsa irruenta che costringe al fallo gli svizzeri. La punizione è affidata a De Agostini, che indovina la balistica esatta, per un gol anti-anemia. C'è tempo anche per un brivido, quando al 37esimo Zenga commette un errore di valutazione e Ferrara anticipa Chapuisat. Passata la paura, si mette in archivio questa prova, che Vicini analizza con soddisfazione al microfono di Edoardo Soldati. Come ha visto l'Italia qui a Basilea? Ma direi che è stata una partita di preparazione molto interessante, perché abbiamo trovato una squadra svizzera, come sempre del resto, con molti giovani, molto motivata, molto gagliarda, che ci ha impegnato in tutti i reparti, e questo è stato un collaudo positivo in generale, dalla difesa in avanti. Naturalmente abbiamo avuto anche qualche problema, soprattutto il primo tempo, in quanto il loro pressing ci ha messo in qualche difficoltà, e soprattutto nell'arco dei 90 minuti troppe volte siamo caduti nella trappola del fuorigioco, e sa, quando ci si cade una quindicina di volte, che sono sempre azioni d'attacco insidiose, diventa poi difficile fare bene. E l'esordio di Schillaci? Direi che ha avuto degli spunti interessanti, sa, la prima partita è sempre ardua per ogni giocatore, direi che ha avuto almeno 3-4 spunti quasi micidiali, probabilmente meritava un gol, ma io credo che sia stato un inserimento positivo, e spero e penso che ci sarà utile in avvenire. Fermo il campionato di Serie A per l'impegno della nazionale, domani si gioca per la Serie Cadetta. Alla vigilia della 30esima giornata di campionato, la notizia delle dimissioni dell'allenatore del Como Giovanni Galeone. La squadra lariana è stata affidata al tecnico del Primavera Angelo Massola. Il Como, ultimo in classifica, sosterrà domani un incontro decisivo per la salvezza con il Barletta. Ecco il programma degli incontri in schedina. Orario di inizio 15.30. Avellino Parma, Cagliari Torino, Catanzaro Monza, Como Barletta, Foggia Brescia, Licata Messina, Pisa Ancona, Reggiana Padova, Regina Cosenza, Triestina Pescara, Lucchese Modena, Ternana Perugia, Legnano Centese. L'anticipo della 31esima giornata del campionato di calcio francese ha opposto il Nantes al Monaco, uno 0-0 in cui però non è mancato lo spettacolo. Rafforzato nella difesa dopo la scottatura patita contro l'Auxerre la settimana scorsa, il Monaco ha giocato con attenzione. All'inizio del match l'11 del Principato ha corso puntando il mirino sulla porta difesa da Marot, dapprima con Diaz bloccato in extremis e poi con una gran botta di Weah che colpisce con forza spedendo il suo proiettile non molto sopra la traversa. Due episodi rimasti pressoché unici.
Dalla metà del primo tempo in poi, infatti, l'offensiva è stata pressoché totale appannaggio dei padroni di casa. Pericolosa la rovesciata di Lowitz, mascherato in volto ma non nelle intenzioni. Poco dopo, a fallire l'appuntamento con la gloria, è stato Jakovlevic, che è arrivato in ritardo sul rasoterra partito dal piede di Eiro. Poi è ancora il nazionale jugoslavo che sbaglia, ma questa volta di testa nel modificare la traiettoria del pallone. Vestita di giallo, la pressione continua a farsi sentire, ma anche il missile partito dal piede sinistro di Comboiré scompare nel nulla. È una delle ultime occasioni concesse al Nantes, che nonostante gli sforzi uscirà dal campo senza aver colto godimento alcuno. Si corre domani sul circuito di Vallelunga la prova inaugurale del campionato italiano di Formula 3. La pole position è di Roberto Colciago, ma alle sue spalle si registra un grande equilibrio. A conferma di questo, i primi 10 piloti della griglia di partenza sono racchiusi in meno di un secondo. Sostanziale su una pista selettiva come quella di Vallelunga la supremazia del Reynard nei confronti delle Dallara. Il pericolo giallo invece, che è rappresentato dal motore Mugen di derivazione Honda, sembra per adesso scongiurato. Fabrizio Giovanardi è al terzo posto, preceduto da Busi e dal pole position man Roberto Colciago. La mia prima pole position, sono molto molto contento perché non me la sarei mai aspettata, in quanto venerdì non ho potuto provare per dei miei problemi. Quindi con un team nuovo sono molto contento perché mi trovo anche molto molto bene. Ecco, la ricetta, il segreto di questa pole position, ognuno ha la sua, sentiamo quella di Colciago. Ma io di ricette non ne ho, posso solo dire che la Reynard col motore Alfa Romeo va molto molto bene, preparata dalla Prima Racing. Infatti lo dimostra il fatto che anche il mio compagno di squadra Villeneuve è andato molto bene. Mi dispiace solo per Bugatti, che ha avuto dei problemi, se no sarebbe andato bene anche lui. Questa è la ricetta praticamente, che il team lavora molto bene. Nell'ultima parte di TMC News ancora spazio allo sport. L'Italia di Davis è stata eliminata dall'Austria. Oggi nel doppio gli austriaci hanno conquistato il punto del 3-0. Uomini scelti, coraggiosi, i migliori. Addestramento continuo, spietato. Armi e mezzi sofisticati, micidiali. Azione tempestiva. Obiettivo, missione al limite delle possibilità umane. Sono gli specialisti, uomini speciali per azioni speciali. Gli specialisti, tutte le unità da combattimento più selezionate del mondo in sole 60 uscite. Gli specialisti, uomini, armi e mezzi, in azione. In edicola i primi due numeri a sole 3.500 lire. Siamo in riserva. Non ti fermi? Più avanti. Lo conosci? No. Alla Fina c'è un amico, anche se non lo conosci. Da Fina, da amici. A Vienna, nell'incontro di Coppa Davis tra Austria e Italia, gli azzurri Paolo Canè e Diego Nergiso hanno perso anche il doppio. I loro avversari Thomas Muster e Alex Antonisch si sono imposti in 4 set, 7-6, 1-6, 6-2, 6-2. Sono bastate due giornate di gara e l'Italia ha detto addio alla Coppa Davis di quest'anno, permettendo all'Austria di raggiungere la semifinale, miglior risultato della propria storia tennistica. Si sapeva in partenza che sarebbe stato molto difficile tornare a vivere i fantastici momenti d'Italia-Svezia, ma una disfatta così lascia l'amaro in bocca. Senz'altro deludente è stato Diego Nergiso, al quale Capitan Panatta aveva concesso grossa fiducia. La sua prestazione invece è stata pressoché drammatica e Horst Schoff ha avuto vita facilissima per tutta la durata dell'incontro di ieri, terminato con un umiliante 6-0, 6-0, 6-2. Molto più eroico Paolo Canè, che ha lottato come un leone per quasi 5 ore prima di arrendersi 6-3 al quinto set al numero 1 austriaco Thomas Muster. Oggi infine il colpo di grazia, la sconfitta di Canè e Nergiso contro Muster e Alex Antonisch. Quello del doppio era considerato, a ragione, il punto meno arduo da conquistare, ma la coppia azzurra ha giocato a fasi alterne, ben lontana dal brillantissimo rendimento di Cagliari. Con 24 ore di anticipo, dunque, l'Austria si gode il più che meritato successo, aspettando in tutta tranquillità l'esito di Cecoslovacchia-Stati Uniti.
Negli altri confronti, validi per i quarti di finale, gli esiti non sono ancora decisi. A Praga gli Stati Uniti conducono per 2-1 sulla Cecoslovacchia dopo il successo della coppia Lek-Pug nel doppio. Nella prima giornata i cechi avevano perso il primo singolare con Schreiber, battuto da Krikstein. Poi Korda aveva conquistato l'1-1 imponendosi su Gilbert. Risultato incerto anche a Brisbane, dove l'Australia è in vantaggio per 2-1 sulla Nuova Zelanda, essendosi imposta nel doppio di oggi. Infine a Buenos Aires l'Argentina conduce sulla Germania, orfana di Becker, per 1-0. Le acque del Tamigi hanno ospitato oggi la sfida remiera numero 136 fra le università di Oxford e Cambridge. Il successo è andato ai blu di Oxford, che così hanno ridotto a 3 lunghezze lo svantaggio nel computo totale della disfida 63 contro 69. L'otto di Cambridge ha cercato alla partenza da Putney Bridge di contenere la maggiore potenza fisica degli Oxonians, attaccando al ritmo frenetico di 43 palate minuto, sospinti dalla timoniera Lies Ross Magenty. I 300.000 spettatori presenti lungo le sponde del Tamigi hanno potuto così seguire un inizio assai avvincente, poi sospinto dai due americani Gaffney e Miller terzo e dai due medagliati mondiali Pinsent con i suoi 110 kg l'uomo più forte in regata ed Oberholzer, l'otto di Oxford è riuscito a prendere il sopravvento verso i 2.000 dei 6.600 metri del percorso, conquistando all'altezza del ponte di Hammersmith una imbarcazione di vantaggio. Che hanno mantenuto fino alla fine. Oxford dunque ha conquistato il 17° successo nelle ultime 18 sfide. Alla base di queste vittorie l'atteggiamento meno tradizionalista del club, che ha aperto agli stranieri studenti invitati al college e da canottieri di livello mondiale, mentre Cambridge rimane strettamente legato agli ideali del passato. Se non ci si aggiorna presto, questa romantica ed affascinante sfida corre il rischio di perdere significato persino presso i bookmakers. Si conclude domani la stagione regolare per la pallavolo e per il campionato di rugby, mentre mancano ancora 3 giornate al termine per il basket. Nell'anticipo della pallavolo di oggi la Maxicono Parma ha battuto il Sisley Treviso per 3-1. Ancora in corsa per i playoff l'Alpitour Cuneo, che domani nell'incontro con il Sernagiotto tenterà di agganciare Eurostile e Conad impegnate in trasferta. Telemonte Carlo trasmetterà l'incontro in diretta a partire dalle 17.30. Tutto deciso invece per la Philips, Maxicono, Sisley, Sernagiotto, Catania e Mediolanum. Il gruppo delle 8 squadre che parteciperanno ai playoff di rugby è invece già completo. Sono CZ, Cagnoni, Benetton, Mediolanum, Scavolini, Iranian Loom, Corime, Pastagiolli e Officine Savi. Quart'ultima della regular season, la giornata di domani per il basket, tra i match clou da segnalare Philips, Scavolini e Benetton Messaggero, due incontri decisivi per la definizione della griglia dei playoff. Il mondo dello sci si è riunito oggi a Crans-Montana in Svizzera per salutare il ritiro di uno dei più grandi campioni della storia, l'elvetico Pirmin Zurbriggen. Nella grande kermesse organizzata in onore di Zurbriggen erano presenti vecchi e nuovi campioni dello sci. Sulla neve di casa il 27enne campione di SAS Almaghel ha chiuso una carriera densa di successi, su tutto 4 coppe del mondo. Proprio su queste nevi nell'87 Zurbriggen aveva conquistato 2 ori e 2 argenti ai mondiali. Ultimi avversari nella simbolica sfida dell'addio, gli assi del passato come Gustavo Teni, Franz Klammer, Bojan Krizaj, Andreas Wenzel e quelli di oggi Ole Christian Furuset, Lars Børre Eriksson, Frank Picard e naturalmente Alberto Tomba. Aspettavo proprio questo finale qua. Salbaka, sono andato bene io, oggi non so, li lascio libero, lasciamo vincere o lui lascia vincere me. Proprio Zurbriggen e Tomba, vincitori nei due gruppi, si sono scontrati nel parallelo finale. 2 anni fa Salbaka vinse Alberto, ma Pirmin portò via la Coppa del Mondo, la terza del suo fantastico poker. Oggi Alberto è caduto, ma Pirmin lo ha atteso al traguardo per passare insieme abbracciati, quasi un simbolico passaggio del testimone per un futuro dello sci che da domani sarà senza Pirmin. Alla fine anche il duro campione si è commosso, ringraziando il folto pubblico, ha corso ad applaudirlo per l'ultima volta. TMC News termina qui, vi lascio al film di guerra Operazione Siegfried e buon proseguimento di serata. Buonasera.
Stasera Sport, una rassegna completa sugli avvenimenti agonistici più importanti della giornata. Da lunedì al venerdì alle 23 su Telemonte Carlo, la TV del 90.